ragazzi, ragazzi, tutti quanti carichi, belli pimpati, arzini nel canale. Una mattinata scoppiettante, piena di news. E infatti volevo partire già subito col sorriso, perché si parla di una stivellatona, di quelle proprio sonore, la percussione, come ho detto le altre volte, e quindi era giusto snocciolarla con Mila. E tu, entrambi vi salutiamo e ringraziamo tutti gli iscritti, ragazzi, ancora veramente in migliaia nel canale, e sono veramente orgoglioso di avervi con me, e ringrazio anche tanto quegli iscritti che da tanto tempo mi seguono. Tra questi, Edo e Emanuele. Un bacione a tutte e due, vi voglio tanto bene. Allora, per partire subito al ritmo di samba, vi snoccio la stivellata di oggi, che riguarda la difesa, perché proprio parlando di ieri del rinnovo di De Ligt, qualora Raiola volesse fare un po' la panteganona e prendersi un po' di commissioni come si deve, vendendo appunto De Ligt, dovrebbe esserci un sostituto d'onore per Matias, perché altrimenti non riusciremo veramente ad andare avanti senza un pilastro della difesa, con Bonucci che lì ormai ha con le scarpe appese al chiodo, e Rugani che non può fare più il titolare, lo sappiamo, è un ottimo rincalzo, abbiamo visto che grandi prestazioni che ha fatto quando Bonucci è stato messo fuori, un po' per malori fisici ma anche un po' per lo schiaffo che diede a Mozzillo dell'Inter. E quindi ecco, l'obiettivo, l'idea folle della Juve è quella di andare su Kalidou Koulibaly, KK o K2 come viene anche detto, grande pilastro del Napoli che diventerà capitano molto probabilmente dopo che Insigne andrà a Toronto quest'altro anno, e ricordiamo, la Juve gli ha messo gli occhi addosso anche perché ha dimostrato grandissima continuità di rendimento negli ultimi anni, ha vinto la Coppa d'Africa col Senegal, cosa praticamente mai successa, e il Napoli sta veramente rischiando di vincere lo scudetto. Non è detto che se la faccia, però aritmeticamente ha ancora questa possibilità di poter agguantare questo scudetto che manca dal 90, dai tempi di Maradona. E Spalletti sta facendo un grande lavoro, chiaramente ha bisogno del suo pilastro Koulibaly, ma chiaramente non stiamo parlando che vada via adesso, ma che possa andare via da giugno in poi. Quindi è un'ipotesi per l'estate. La cosa che però sta un po' tenendo tutto in stand-by è il discorso del rinnovo del contratto, perché scade a giugno 2023, ma non si è ancora deciso quanto dargli come cifra. Lui adesso prende 6 milioni netti a stagione, e vediamo se appunto il Napoli con De Laurentiis è d'accordo a rimanere su quella cifra o calarla, perché comunque sappiamo che Napoli non è che stia attraversando un momento idilliaco a livello di economia, ecco, di finanza. Quindi ecco, staremo a vedere quello che succederà. Chiaramente Koulibaly, appena rientrato dall'infortunio che era appunto un problema al bicipite femorale, e ritornato trionfante dalla Coppa d'Africa, ha detto tranquilli, ha tranquillizzato i tifosi, ha detto io sono qua per voi, rimango con voi, eccetera eccetera. Quindi le parole sono di conforto, c'è grande legame con l'ambiente, è molto difficile che venga accostato alla Juve, però sappiamo anche Vlahovic era detto impossibile perché arrivasse alla Juve, poi è stato fatto in 448 questa trattativa, e con Vlahovic che non aveva più parlato praticamente neanche con italiano, neanche con commisso, e gli agenti si erano accordati con la Juve in disparte appunto con le commissioni di 10 milioni eccetera. Quindi nel calcio adesso è tutto fattibile, perché c'è di mezzo il soldo, il dio denaro come dicono tutti. Quindi ecco, questa è un'altra ipotesi per la difesa che non avevo ancora fatto, ma era giusto parlarne perché è una grandissima stivellatona che eventualmente potrebbe diventare realtà qualora De Ligt dovesse veramente essere sacrificato e andare via. Ecco, io mi auguro di no, però appunto è un profilo che potrebbe sostituire alla grande De Ligt, perché Koulibaly è un ragazzo appunto che si avvicina alla trentina d'anni, però è affidabile, è uno che ha ancora grande motore, grandi prestazioni a livello fisico e tecnico, ed è un bravissimo in marcatura, bravissimo in impostazione, quindi è bravissimo nel gioco aereo, cioè è un giocatore veramente completo, quindi ci sta la corte della Juventus. Ecco, vediamo cosa farà Cherubini quando arriva bene. Poi andiamo a parlare anche un po' di quello che sarà la partita col Torino, perché ragazzi sarà veramente una battaglia totale col Toro, un derby della Mole che è sempre molto delicato, sappiamo la Juve ha sempre fatto grande fatica a battere il Torino. Io mi ricordo l'unica vittoria clamorosa, una delle ultime che abbiamo fatto è stata quella con la doppietta di Higuain 3-1 dopo essere stato in vantaggio col gol di Belotti, ma altre vittorie sonore schiaccianti non ci sono state. Negli ultimi anni appunto abbiamo sempre vinto 0-1, 1-0, gol su rigore, gol di Riffa o di Rafa all'ultimo minuto come quello di Locatelli, il gol di Alessandro, se vi ricordate, quando giocò nei tre d'attacco. Ecco, potrebbe essere un'alternativa far giocare Alessandro invece che terzino sinistro nei tre davanti come attaccante, perché è fisico, no? Si inserisce, gli piace buttarsi all'attacco, no? È uno di quei tipici terzini brasiliani, no? A parte gli scherzi, facendo questa piccola interruzione, direi che dobbiamo giocare veramente da Juve, da squadra, compatti,
senza farci prendere dalla bagarre fisica del Torino, perché Torino la metterà sul fisico e noi soffriamo tanto le squadre fisiche, l'abbiamo visto anche con l'Udinese, anche con l'Atalanta, e facciamo fatica perché andiamo in debito di ossigeno, perché vediamo questi che muscolarmente stanno in campo bene, chiudono tutti gli spazi, arrivano sui palloni prima di noi, e tendiamo mentalmente a pensare, ah, adesso andiamo in difesa, aspettiamo il momento giusto, invece no, è il contrario. Bisogna potenziarsi a livello atletico e fisico per andare a fare 2-3 gol a queste squadre qua. Questo è l'unico modo. Batterli sul ritmo, sul giro palla veloce. E questo lo puoi fare solamente se metti, non Rabiot a centrocampo, ma devi mettere Zaccaria, Locatelli e Arthur. Tutti i giocatori che hanno i piedi buoni, ma anche il fisico. E quindi io mi auguro che ci sia questo tridente di centrocampisti. Poi, chiaramente, l'Allegri farà un'altra scelta, lo so già, perché i suoi pupilli sono McKennie e Rabiot su tutti al centrocampo. Giocatori con un po' più di talento di estro vengono sempre un po' scartati. Mentre in difesa, lì bene o male non ha molte scelte da fare, perché se mette De Ligt, Bonucci centrali, poi secondo me dovrebbe mettere Danilo e De Sciglio, riconfermatissimi, nelle fasce. A meno che non voglia dare questo gettone di presenza a Pellegrini, che da un po' che non gioca, ha avuto questo piccolo infortunio recentemente, magari non se l'è sentita di rischiarlo, e lo vuole al top della formazione fisica, della forma fisica. Per quel che riguarda l'attacco, io penso che non ci dovrebbero esserci dubbi. Ripartirà di nuovo il tridente offensivo Morata, Vlahovic, Dybala, con qualche possibilità secondo me di vedere a sprazzi, diciamo, nel secondo tempo anche Bernardeschi, che è un po' che è stato fuori, e Cuadrado. Però ripeto, potrebbe esserci anche qualche capovolgimento di fronte, magari parte giù Morata e inizia Cuadrado, oppure Bernardeschi al posto di Morata, vediamo, insomma è tutto da scoprire. Io sono di quelli che dicono che spera soltanto in una grande prestazione della Juve, chiunque siano gli interpreti, e sono sicuro che se la Juve ha un concetto di base che porta avanti e la propositività in avanti, chiunque gioca, meno che non metti dei panchinari fissi, chiaramente lì non puoi avere dei grandi risultati, ma con diciamo le prime leve dopo i titolari, quindi io mi riferisco a Bernardeschi, Cuadrado, McKennie, sì, principalmente questi, perché gli altri, Sandro, Rabiot, io non li considero più titolari, ci sono dei giocatori che veramente devono veramente solo stare in panchina a guardare gli altri e essere interpellati per lì veramente 5 minuti, quando uno non ce la fa più che ha il crampi o la bava alla bocca. Io diciamo che questa è la mia idea di calcio in questo momento per Allegri, insomma, da proporre ad Allegri alla dirigenza, e sono convinto che Allegri d'ora in poi, dopo aver fatto fare questo banco di prova importante a McKennie e Rabiot, che hanno un po' steccato, se mi consentite, con l'Atalanta, perché e nel momento decisivo della partita in cui c'era da fare di più hanno mollato, non ce la fanno a stare a quel livello lì, non reggono quei ritmi lì, e quindi Allegri secondo me avrà capito che serve un centrocampo più concreto, più sinergico, più atletico e più propositivo in verticalizzazione, e questo lo puoi avere soltanto con, ripeto, Zaccaria che verticalizza continuamente e si butta in avanti, Locatelli da mezzala e Arthur da regista basso. Buona, io farei così. Ditemi anche la vostra, ragazzi, lasciate un bel pollicionato alto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. A presto, come sempre, grazie di esserci. Un salutone anche a Danila, che vuole tanto bene. Fatemi sapere che vuole essere salutato. Ciao!